Ci sono aspetti in cui l'italiano non fa molto per rinforzare la diseguaglianza e sono i casi di avvocato, ministro, sindaco, assessore, in cui non è l'italiano che dispone largamente di avvocata, ministra, ma anche dispone di pastora e cacciatora e pescatora. Il fatto che cacciatora venga usato soprattutto non per definire delle persone, ma per dire un modo di, so, cucinare, oppure alla pescatora, appunto, significa che non è la lingua a schierarsi, ma sono le abitudini dei parlanti nell'usarle. Le abitudini dei parlanti sono radicate quindi non nella struttura linguistica, ma sono radicate in altro, nel fatto che poche donne vanno a caccia, e forse poche donne pure a pesca, anzi sicuramente, e quindi il femminile serve ad altro che a designare degli individui femmine, eccetera, eccetera. Allora, tutte le obiezioni ad avvocata e ministra sono state già definite da Francesca, piuttosto, mi pare che abbia usato addirittura il termine stupido, che io con cui mi allineo, comunque sono ingenue, perché si rappresentano l'ostacolo come un ostacolo linguistico che non è. Ma è importante, secondo me, accorgersi che questo rappresentarsi l'ostacolo come un ostacolo linguistico può essere un trucchetto per ottenere ragione dove non la si ha. Cioè, nel momento in cui, invece di dire io non mi piace avvocata perché suona male, proviamo a dire che è linguisticamente sbagliato, cerchiamo di reclutare una regola, qualcosa che è più vincolante, più cogente, più giustificato contro chi ha delle abitudini un po' diverse dalle nostre. Quindi lì semplicemente direi la lingua non osta e si può benissimo lavorare sul piano delle abitudini concrete, anziché che poi si riversano sulle abitudini linguistiche. Però subito accanto ci sono casi in cui invece la lingua obiettivamente fa una differenza. Per esempio, quando il femminile è ottenuto con un suffisso tipo professore, professoressa, studente, studentessa, lì sembra che, diciamo, il maschile sia più basico, più fondamentale e che, per così dire, la femmina sia ricavata da una costola dell'uomo, e quindi che qui ci si rispecchi un bias di civilizzazione, no? E questo però vale sia di casi in cui ci sembra essere una minorità, sia di casi in cui non è detto che ci sia, per esempio, duchessa, baroness, principessa, per esempio, le principesse di solito sono più, diciamo, godono di maggiore brillantezza sociale dei principi, secondo me. Quindi bisogna vedere, ma non c'è dubbio che la lingua lì un po' discrimina. Io conosco un solo esempio contrario in questo campo, in questo aspetto, in questo, diciamo, settorino morfologico, che è lo Studentessi Tour, eseguito da Elio e le Storie Tese nel 2008, dove loro genialmente hanno capito che la studentessa ormai è più prototipica dello studente e quindi hanno derivato studentesso da studentessa. Però ecco, è rimasto un po' a livello di blague, la lingua non si. Già è diverso il caso di autore, autrice, pittore, pittrice, scrittore, scrittrice, perché la consapevolezza, diciamo, della diacronia indoeuropea che avevano i romani, i parlanti latino, gli faceva vedere che il femminile era un derivato del maschile, cioè sfruttava la radice del maschile aggiungendo un suffisso. Noi ormai abbiamo lo stesso numero di sillabe e non ci vediamo altro che due varianti apparentemente identiche, quindi qui si potrebbe dire che la lingua differenzia senza però generare una gerarchia. È stato già citato, mi pare, da Pietro l'esempio di signorina che è andato a farsi benedire. Ecco, signore e signorina, lì davvero c'era una discriminazione, ma ancora una volta non nella lingua che dispone di signorino, ma nel modo in cui le persone se ne servono. Insomma, sarebbe come. E quindi sì, che quando una donna non era sposata veniva percepita come incompleta, come meno completamente donna, allora andava chiamata signorina, mentre signorino era marginale perché un uomo era signore sempre. No? Questa è una mentalità che però, appena viene meno la mentalità, la lingua non fa nessun ostacolo, la lingua non ti obbliga a continuare a usare signorina o a reintrodurre signorino, la lingua se ne sta lì buona buona e obbedisce. Quindi attribuire la colpa alla lingua è non accorgersi di quali sono le relazioni di causa effetto. Un altro esempio simile è quello dell'articolo femminile davanti ai cognomi quando si tratta di donne, come se fosse più normale che una persona fosse maschio, oppure che una persona famosa fosse maschio. Ma anche questo sta rapidamente andandosene, perché dopo un po' che ci sono molte persone famose da nominare che sono donne, se uno dice Meloni tutti capiscono lo stesso. Certo, con le persone famose è più facile capire di chi si tratta, con le persone meno famose è un pochino più difficile, ma direi che anche qui la lingua non pone degli ostacoli, non ha nella sua struttura qualcosa che ostacoli la parità, è semplicemente che noi la usiamo
per fare quello che vogliamo fare. Quindi sarebbe quasi come incolpare la lingua del fatto che io posso dire a uno, obbedisci, spazza il pavimento, pulisci i cessi, eccetera. No, allora il verbo pulire, siccome è uno strumento del mio dare un ordine fastidioso, diventa colpevole. No, sono io che decido di usarlo così. Ora però, forse è più interessante il tema del maschile che molti chiamano sovraesteso, per il fatto che quando si dice Gianni e Marina sono andati, e non, si dice sono andati e non sono andate, che è meglio chiamare maschile non marcato, cioè genere non marcato, perché in realtà in questo caso il maschile è semplicemente le forme del maschile, sono le forme che la lingua usa quando non vuole esprimere il genere. Quindi se si dice che una certa malattia colpisce l'uomo e non il pipistrello, oppure quando si dice appunto che maschio e una femmina sono andati, non si vuole dire che colpisce solo i maschi oppure che quelle persone sono maschi, si vuole semplicemente non esprimere il genere. Ora, la lingua dispone di molti casi in cui per economia, invece di produrre delle forme apposta, delle terze forme apposta per non esprimere nulla, rivoga, per così dire, ricicla alcune forme anche in un'altra funzione. Questo è pervasivo in tutte le lingue perché appunto è molto più economico, significa poter fare lo stesso lavoro con meno, con una cassetta degli attrezzi meno ingombrante, quindi meno cose da imparare, meno varianti da tenere presenti nel momento in cui, cognitivamente, nel momento in cui si programma un enunciato, eccetera, eccetera. Ora, questa economia è generalizzatissima, bisogna, diciamo così, guardare al maschile non marcato all'interno del sistema lingua per capire qual è la sua funzione. Se uno non conosce il modo in cui sono fatti i sistemi lingua, può pensare che il maschile non marcato sia una preferenza rilevante, no? Accordata al maschile. Se invece lo vede nel generale funzionamento delle lingue, cioè in questo fare economia scegliendo, non sempre con delle ragioni molto trasparenti, alcune forme per fare anche altre funzioni, perlomeno lo vede nella sua vera natura, poi può decidere quanto sia discriminatorio. Ora, per esempio, noi abbiamo la parola sedia. La parola sedia sta per tutte le sedie, comunque esse siano fatte, di tutte le fogge, di tutti i materiali, non solo, ma anche la mia e la tua, sempre la stessa parola sedia, cioè la lingua si accontenta di uno solo strumento formale per designare un'enorme quantità di cose diverse. Non parliamo della parola amore, che sta per sentimenti anche difficili da comprendere, oppure spingere, un verbo come spingere può designare azioni completamente diverse in enunciati diversi, e perfino la parola più semplice, come alto, può significare le cose più varie. Facciamo economia, cioè neutralizziamo gran parte delle differenze che ci sono nella realtà, accontentandoci di pochissime forme. È una cosa a cui, tra l'altro, è stato accennato anche poco fa. Oppure pensiamo al tempo passato dei verbi, o al presente o al futuro. Il passato, abbiamo sempre le stesse desinenze del passato, anche se si tratta di eventi che si collocano in passati diversissimi fra loro, che hanno un grado di passatezza, un tipo di passatezza o di futurità ben diversi. Oppure pensiamo al numero, ci avviciniamo al genere. La categoria del numero, per esempio, in italiano ha solo il singolare e il plurale. Ora, il plurale sta per 2, 3, 4, 5, 6. Poi ci sono lingue in cui c'è il duale e il plurale sta per 3, 4, 5, 6 fino a infinito. Quelle che hanno il triale, cioè ci sono diversi livelli in cui le lingue si concedono forme per approssimarsi alla realtà, ma sempre fanno una grandissima economia e tutti sono abituati al fatto che una certa forma non sta per forza proprio per quella cosa lì, cioè che ci si abitua che una certa forma, anziché avere per forza un valore uguale sempre, può avere, assumere valori diversi anche se la forma rimane sempre la stessa. Ci vedete sullo sfondo, anche se la forma è quella del maschile, può benissimo non significare il maschile. Lo stesso vale per i ruoli sintattici, cioè nelle lingue che hanno i casi, il soggetto è marcato diversamente dall'oggetto. Ad esempio, anche noi abbiamo i casi, nel senso che il soggetto tende a precedere il verbo e l'oggetto a seguirlo. Ecco, Armando ha rotto il vetro, Armando che è soggetto, il vetro che è l'oggetto, partecipano all'evento in un certo modo. Ma se io dico la pietra ha rotto il vetro, la pietra che è soggetto ha lo stesso identico ruolo che avrebbe in Armando ha rotto il vetro con la pietra.
Se io dico Armando ama Eunice, Armando è soggetto, cioè è agente, in un modo ben diverso da Armando che rompe il vetro, si vuole sperare, purtroppo non sempre, a volte somiglia molto quello che Armando fa al vetro e quello che Armando fa a Eunice quando la ama, e questo è l'ordine di problemi anche sullo sfondo di quello che dicevo. E Eunice però rispetto al vetro vive la situazione in modo diverso da come lo vive il vetro, ma è sempre comunque, formalmente la lingua lo esprime come oggetto. E Armando ha visto il serpente non subisce, tra virgolette, non riceve quello che riceve il vetro o che riceve Eunice. E lo stesso se Armando mangia il gelato, cioè ci sono infinite funzioni possibili di una cosa che linguisticamente mantiene sempre esattamente la stessa forma. Quindi la lingua è tipicamente uno strumento in cui non, pensare che se una forma è quella, allora la funzione che richiama, debba per forza essere sempre quella, è un'ingenuità. I parlanti sono totalmente abituati al fatto che ci sia una enorme indipendenza tra la forma e la funzione. In particolare lo sono per il genere, dove naturalmente le sedie non sono femmine, i tavoli non sono maschi, in cui anche quindi per tutto il mondo inanimato, il genere maschile e femminile sono completamente slegati dalla vera espressione del genere del referente, ma anche per gli animati, cioè la tigre o l'ippopotamo sono femminili e maschili in modo del tutto, diciamo, non collegato al genere vero. Quindi la comparizione del genere grammaticale, siamo tutti abituatissimi come parlanti al suo non determinare veramente un qualche genere. E questa cosa va vista come sfondo all'idea, secondo me un po' esagerata, che i parlanti vengano significativamente influenzati dal comparire di queste forme. I parlanti, al comparire di queste forme, non hanno alcuna sensazione. Naturalmente, gli attivisti sì, cioè l'attivista vede quella forma e da fuori, non nell'uso della lingua, ma diciamo, peccando secondo me in senso tecnico di analogia o qualcosa del genere, l'attivista dice quello è il maschile, quindi quello influenza in maniera maschilista. Ma è un conto è guardare la lingua da fuori alla ricerca di cose che avvalorino il nostro bias, diciamo così, preoccupato e peraltro stimabile nelle sue motivazioni. Un conto è trarre la conseguenza che allora davvero nella lingua in atto le cose siano a questo grado, diciamo così, di rispecchiamento. La cosa è ulteriormente precisabile in questo modo. Ci sono altre opposizioni grammaticali, come quella tra maschile e femminile, in cui uno degli elementi dell'opposizione neutralizza l'opposizione, cioè come le forme del maschile servono a non esprimere nessun genere. Per esempio, il singolare neutralizza l'opposizione tra singolare e plurale. Ovvero noi diciamo il frassino è non so, un'oleacea. E con il frassino naturalmente non intendiamo un solo frassino, ma intendiamo un numero, non ci interessa il numero lì non è pertinente, no? Non viene rappresentato. Oppure nell'opposizione, quindi non solo maschile e femminile, ma anche singolare e plurale, anche nel tempo. Mangiare verdura fa bene, noi lo diciamo con l'infinito presente. Oppure un vero amico ti dice anche le verità spiacevoli, noi lo diciamo con il presente. Quando si ama qualcuno lo si sa perdonare, no? Lo diciamo con il presente. Ma questo significa che è vero solo nell'istante in cui noi stiamo parlando, anche per idea. Naturalmente è vero sempre, cioè potremmo dirlo al passato, al futuro, in ogni passato, in ogni futuro. Questo significa solo che quando non vogliamo, non è pertinente, non viene espresso il tempo, si adopera il presente. E questo è piuttosto innocente, cioè è difficile sostenere che davvero allora la mentalità di tutti quelli che parlano italiano è portata a pensare che il presente prevalga sugli altri momenti. Il presente è puntiforme, inesistente, in realtà il riferimento è sempre a cose che sono o già passate o future. Quindi, quale che sia la conclusione che vogliamo trarre, mi piacerebbe, devo dire, che ogni tanto nel dibattito su queste cose qualcuno tenesse conto di come funziona il linguaggio, cosa che invece non viene fatta. Di solito viene dato per scontato che se sono le forme del maschile, allora funziona, allora hanno un effetto, e vediamolo insomma nel loro sfondo. Ci si può anche domandare perché in italiano il genere non marcato è il maschile. Questo è stato affrontato e è molto probabile che sia dovuto a una qualche forma di maggiore rappresentatività.
percepita sul maschile rispetto al femminile, ma non è facile dire cosa voglia dire, che cioè uno dei due generi è più adatto a stare per entrambi. Forse vuol dire che è più importante, certo non vuol dire che è migliore. E questa maggiore importanza è però smentita anche da lingue che funzionano in modo simile, ma in cui non si può dire che il non marcato sia più importante. Per esempio, ci sono lingue in cui non c'è maschile e femminile, ma c'è animato e inanimato. Ecco, in alcune delle lingue c'è animato e inanimato. Il genere non marcato, quello che neutralizza la distinzione, è il genere inanimato. Allora vorrebbe dire che i parlanti di quelle lingue pensano che gli oggetti inanimati siano più importanti dei viventi? Probabilmente no. È possibile invece che la ragione sia che si riserva, diciamo, la funzione di base a ciò che ha meno caratteristiche. Allora, tra i viventi e i non viventi, i viventi hanno una cosa in più, però hanno anche tutte le cose dei non viventi. Quindi i non viventi sono non marcati perché hanno una marca in meno, i viventi sono marcati perché hanno una marca in più, e la lingua può riflettere questa differenza. Quindi i non viventi sono più di base, ma perché hanno qualcosa in meno. Allora, un modo di vedere le cose che riguarda maschile e femminile potrebbe essere: quale dei due sessi è quello più marcato? Cioè, qual è quello che ha una cosa in più, che ha tutte le cose dell'altro e poi neanche una in più? Lì è evidente biologicamente che le femmine hanno qualcosa in più, perché tutto quello che fanno i maschi lo possono fare, tutto quello che sono i maschi loro lo sono, più una cosa enorme, e cioè possono avere una gestazione, partorire una prole. E allora, in questo senso, naturalmente essere il marcato, lo speciale, quello che poi diciamo che è meno adatto a stare per entrambi perché ha qualcosa che ha solo lui, mentre l'altro ha solo cose che hanno entrambi, ecco, è il femminile. Quindi marcato non sempre vuol dire di minore importanza, non sempre vuol dire meno interessante, no? Può solo voler dire più banale, più triviale, più estendibile a tutta la macro categoria, più adatto a rappresentare la totalità. Guardate che vale anche di singolare e plurale, cioè tra singolare e plurale, perché il plurale è marcato? E quindi noi usiamo il singolare quando non vogliamo esprimere il genere, perché ciò che ha un singolo individuo ce l'hanno anche molti individui. Basta ripetere un singolo individuo, mentre invece la pluralità, il singolo non ce l'ha. Nella pluralità c'è la singolarità, ma nella singolarità non c'è la pluralità. Ora, quindi ci possono essere tante ragioni. Un'altra interessante, di tipo storico, che andrebbe esplorata è questa: qualche volta il non marcato è semplicemente il più numeroso. Cioè, la cosa più semplice, quando tu vuoi operare una neutralizzazione, cioè quando vuoi, invece che avere una terza forma, vuoi scegliere una delle due forme di cui disponi per esprimere diciamo, entrambe o nessuna, è meglio quella che già è maggioritaria numericamente, come frequenza, perché naturalmente è più rappresentativa della totalità. Ora, quello che si può notare è che in italiano i sostantivi che finiscono in O sono molto più numerosi di quelli che finiscono in A. Guardate che già in latino il maschile era il non marcato. Ma quindi possiamo dire che l'italiano ha ereditato questa situazione dal latino, ma la ragione per cui si è conservata, tra le ragioni per cui si è conservata, non si può escludere che ci sia questo fatto. Cosa è successo? In latino avevamo i femminili essenzialmente in A, i maschili essenzialmente in us, e essenzialmente vuol dire maggioritariamente, ma pensiamo a tutti i nomi della terza in cui le cose andavano diversamente, ma andavano diversamente in modi, chiamiamoli così, consonantici, che quindi non entrano nel corpo, e i neutri in cadute le consonanti finali e passate le u previ a o, ci siamo ritrovati con, da una parte, i femminili in A e dall'altra i maschili e i neutri in O. Quindi i maschili e i neutri sono diventati un'unica categoria maschile, si è perso il genere neutro, quindi abbiamo tutti questi maschili, il maschile è più frequente, e questa potrebbe essere una causa semanticamente cieca che come minimo rinforza, in modo appunto tutto non ideologico, direi neanche involontariamente, la prevalenza del maschile. Ora, questa cecità delle cause, questa non motivatezza delle cause, si vede anche in altre lingue. Ad esempio, in sloveno, dove c'è il maschile, il femminile e il neutro, il maschile al plurale viene usato per neutralizzare il genere non solo quando ci sono
oggetti, diciamo così, referenti sia maschili che femminili, o sia maschili che neutri, sia maschili che femminili, ma anche se sono solo neutri. Cioè, in sloveno, quando sono diversi referenti neutri, si usano le forme del maschile, perché semplicemente le forme del maschile finiscono per significare anche un plurale di cui non si vuole analizzare, diciamo, il contenuto di genere. Ora, queste tendenze economiche sono in tutti i comparti, e non solo nell'espressione del genere. Cioè, il parlante è totalmente abituato al fatto che c'è una forte arbitrarietà, una non motivazione. Ad esempio, se noi pensiamo al paradigma del latino per piede, no? Per spedi, spedi, pedem, pede, l'ablativo pede. Oppure regione, regio, regionis, regioni, regionem, regione, regione. Oppure mons, montis, ablativo monte, o sol, solis, soli, solem, ablativo sole. Potremmo avere l'impressione che abbia prevalso tra le varie forme delle parole, di questi nomi della terza declinazione latina, la forma dell'ablativo. In realtà le cose sono andate in un'altra maniera, cioè come sono andate? Sono cadute le consonanti finali e quindi le forme diverse dal nominativo, pes, no? Pedis, pedem, pedem, sono diventate tutte quante dei pede, cadute le consonanti finali. E allora cosa è successo? Tra pes e pede, noi abbiamo piede, tra regio e regione, noi abbiamo regione. Forse che il ruolo di oggetto era più importante del ruolo di soggetto e quindi ha prevalso regionem, divenuto regione, su regio? No, non è per questo, è solo che la forma dell'accusativo, ablativo, genitivo e dativo. Tutte queste forme sommate, che ormai si somigliavano moltissimo, erano più frequenti della forma principe, che era quella del nominativo. E quindi la frequenza e non l'importanza attribuita ha determinato il prevalere di quella forma. E la cosa si può complicare ulteriormente, nel senso che per un po', ad esempio, nel francese antico c'erano il caso soggetto e il caso regime, e che era sia l'accusativo sia tutto quello che era preceduto da una preposizione. Quindi era pes il soggetto, e poi de pedem, ad pedem, cum pedem, cioè i casi erano sostituiti da preposizione più la forma dell'accusativo, che era appunto la più frequente fra quelle non del soggetto, perché l'oggetto era più frequente di ogni altro complemento, no? Allora, cosa è successo? Che a quel punto, con la forma del soggetto, solo per il soggetto, la forma del nominativo e la forma dell'accusativo, sia come oggetto, sia come tutte le forme con preposizione, molto più frequente, si è imposta quella dell'accusativo. Ma certamente questo non era dovuto al fatto che era più importante il ruolo di strumento o di oggetto rispetto al ruolo di soggetto, è semplicemente che era più frequente quella forma e quindi l'abitudine dei parlanti l'ha standardizzata. Cose del genere ce ne sono molte ed è interessante che ce ne sono alcune in italiano di cui nessuno si accorge. Per esempio, anche i più sfrenati attivisti, diciamo, sulla discriminazione di genere, poi cosa fanno? Non usano più il pronome le per dire. Vai da Giovanna e dille che ci raggiunga con un quarto d'ora di anticipo. Ma tutti dicono: vai da Giovanna e digli che ci raggiunga con un quarto d'ora di anticipo. Perché? Perché lì, diciamo, ha neutralizzato la distinzione di genere e nessuno se ne accorge. Ecco, il fatto che neanche i più sfegatati attivisti si accorgano che usano continuamente una forma maschile invece di una forma femminile dimostra, secondo me, abbastanza bene che non è affatto vero che le forme maschili determinano una percezione di maschilità. La determinano soltanto se la vogliamo cercare. Questa cosa è passata inosservata e quindi abbiamo persone che si sfrenano su eliminare il maschile e poi dicono lì, come anche tutti noi ormai diciamo te che vuoi con te soggetto. Mentre sarebbe tu che vuoi, se fossimo, diciamo, regolari, e questo è cosa è successo, perché te era più frequente nell'uso rispetto a tu. Allora, non è che essere oggetto è più importante e quindi prevale, ma è semplicemente che una cosa più frequente tende a prevalere. Naturalmente vale anche per gli, vale anche per il plurale, nessuno ormai dice più vai in camera dei bambini e di loro che vengano a tavola, digli che vengono a tavola. Lì non c'è problema perché siccome non c'è un movimento in difesa del plurale contro la prevalenza del singolarismo, no? Non c'è nessuno che insorga a difenderci dal rischio che il singolare, no? Questo digli, che sarebbe originariamente singolare, ci faccia perdere di vista oppure, come dire, realizzi un sopruso di tutto ciò che è singolare su ciò che è plurale. Perché la cosa nella lingua non c'è e se non ce la cerchiamo noi per motivi ideologici, forse non c'è proprio in generale.
Un'altra cosa che mi hanno dette sono queste. Gli effetti, sempre rispondendo un po' alla domanda lanciata da Francesca, cioè come avviene questa influenza, dipende molto, anche le stesse strutture linguistiche hanno un effetto diverso a seconda di quali sono gli atti linguistici, diciamo, le funzioni comunicative, diciamo la conoscono con Jacobson, integrano. Per esempio, tradire tra la funzione allocutiva, no? Carissima o carissimo. Se io mi rivolgo a qualcuno, chiaramente trattarla al maschile se è donna o al femminile se è uomo, e poi vedremo cosa succede con la non binarietà, è un problema. E quindi, non per caso, signore e signori, buonasera, è una formula allocutiva che c'è da sempre, cioè la percezione che in funzione allocutiva la cosa è rilevante c'è sempre stata, per cui gente che non avrebbe mai detto gli artisti e le artiste, o le artiste e gli artisti incontreranno il pubblico alla fine dello spettacolo, ha sempre detto signore e signori, buonasera, perché è giusto capire che a seconda dei tipi di atto linguistico l'importanza di queste distinzioni è maggiore o minore. Questa è una cosa che andrebbe sempre tenuta presente quando si parla di queste cose. Il genere grammaticale ha un debole effetto cognitivo in generale, in funzione referenziale, cioè non in funzione allocutiva, anche perché è continuamente smentito. Cioè noi siamo abituati al fatto che il genere non sia realmente, non influenzi, come dicevamo prima, non designi un genere reale. Quindi la sentinella e la guardia sono, più delle volte pensati maschili, anche se sono femminili. Morfologicamente, non parliamo della verga, della minchia, dell'anerchia, che sono tutte cose che più maschili non si può, hanno tutte genere femminile. Oppure il latino cunnus, francese con, che sono maschili, ma designano specularmente la cosa più femminile del mondo. È famoso l'esempio di Mädchen, cioè la parola che più di ogni altra designa in modo evidente la femminilità, e cioè ragazza, che in tedesco, essendo un diminutivo, è neutro, ma nessuno si lascia influenzare da questo fatto, cioè tutti percepiscono le Mädchen come assolutamente femminili. Quando diciamo che Brad Pitt è una persona molto attraente, non vogliamo dire che Brad Pitt sia una femmina, anche se persona è una parola femminile. Esempi del genere potrebbero far pensare che localmente l'italiano è una lingua femminista, cioè se la parola per eccellenza per designare un essere umano deve essere femminile, allora l'italiano è una lingua femminista. No, di solito siamo intellettualmente più sobri e evitiamo sovrainterpretazioni in questo campo. Come sono femminili non marcati, altezza, maestà, santità, eminenza, eccellenza, le autorità? Non è che questi sono tutti ruoli super apicali, la cui parola è necessariamente femminile, ma lì non è che sospendiamo il giudizio e facciamo finta di niente, è che non significa niente. Questo è il punto, non significa assolutamente niente. Come non significa niente tra singolare e plurale, le lucertole maschio o gli ippopotami femmina, qui è un caso che sto usando maschio e femmina, ma non è che le lucertole sono singolari perché dico maschio, semplicemente siamo abituati che si può usare il singolare per esprimere anche la pluralità. Un'altra cosa rilevante, e vedo che mi avvicino alla mezz'ora, ma siccome sia Francesca che Pietro hanno parlato solo 25 minuti, bontà loro e li ringrazio, non mi sto a preoccupare troppo e continuo un altro po' con tutti questi esempi. Mi perdonerete anche perché gli esempi non sono comprimibili, si può essere sintetici nei ragionamenti, ma gli esempi, se sono molti, vanno commentati. Ecco, non sempre l'effetto coincide con la causa in cose linguistiche. Per esempio, cattivo significava originariamente prigioniero, oppure generoso e gentile significavano originariamente di ottima famiglia, e testa significava vaso e umore significava un liquido. Ecco, queste sono le cause, per cui diciamo, prendiamo il maschile non marcato. Magari le cause remote sono che i maschi erano più importanti delle femmine, ma non è che poi per sempre l'effetto debba rimanere. Credo che nessuno, quando dice che qualcun altro è gentile, gli venga in mente che è di buona famiglia. Non solo, ma questo non succede neanche quando la parola rimane trasparente. Quando io dico che gentilmente, se mi puoi mettere il PowerPoint su una pennetta USB, o una penna USB, è molto raro che ci venga in mente una penna, cioè una Bic, una biro o una stilografica, ma addirittura sicuro che non ci verrà mai in mente una penna di un uccello, una remigante di un falco. Cioè la parola è rimasta la stessa, ma se viene adibita a un'altra funzione non è che evoca necessariamente quell'altra funzione. Ora guardate che penna dovrebbe evocare ciò per cui stava, con una chiarezza, una trasparenza e una cogenza maggiore che non la morfologia maschile di cui siamo abituati, che può designare ogni sorta di cosa tutt'altro che maschile, evocare necessariamente entità maschili.
una chiave, una chiavetta USB. Naturalmente, se noi diciamo una chiave, ci viene in mente una chiave. Se diciamo una chiavetta USB, non ci viene in mente una piccola chiave, ma ci viene in mente sempre la solita penna USB che non è di un uccello. E le cassette, le videocassette, non facevano venire in mente quelle della frutta. Le gambe del tavolo non fanno più venire in mente a nessuno le gambe pelose di qualcuno. Come se uno dice che lavora nel ramo informatico di un'azienda, anche se vi ho primed con tutti questi esempi, il ramo informatico non fa venire in mente alberi. Cioè, siamo del tutto abituati che le unità linguistiche assumano dei valori convenzionali non più motivati, o comunque la cui motivazione non influisce più sulla nostra cognizione. Vale anche di cose morfologiche. Per esempio, quando noi diciamo finiamo e poi veniamo, stiamo usando una forma che è identica per l'indicativo e per il congiuntivo. Ma forse che allora c'è una prevalenza, ci viene in mente, per esempio, se usiamo il congiuntivo prima che finiamo, forse ci viene in mente che non stiamo usando veramente proprio un congiuntivo perché quella è anche la forma dell'indicativo. No, assolutamente. Ogni volta che usiamo una struttura linguistica, noi la usiamo per quello a cui serve. E anche prima, negli interventi di Francesca e di Pietro, è stato detto molto chiaramente che la costruzione dei significati dipende da molti fattori e non solo da quello che si può depositare nel dizionario a livello di sistema. È interessante, sarebbe interessante, magari ne parliamo nella discussione, qual è l'esito degli studi sperimentali sul maschile non marcato, cioè sul fatto che evocano oppure non evoca il maschile non marcato entità maschili e su qual è il potenziale effetto discriminatorio, perché non è affatto detto che se il maschile plurale evoca i maschi, allora sia discriminatorio a favore dei maschi, potrebbe esserlo a favore delle femmine. Per esempio, se io parlo male di una categoria, lo faccio al maschile, questo è socialmente danneggiante. Un'altra cosa importante da dire, e tra poco concludo, è di tutto questo discorso rimane quello che diceva prima Francesca su l'osservazione molto opportuna di Alma Sabatini, purché la lingua lo sopporti. E cioè, quali sono? Da un lato si potrebbe dire, guardando meglio, si vede che l'effetto cognitivo della prevalenza vera o supposta del maschile nella lingua è minore di quello che si potrebbe pensare. Dall'altra parte bisogna rendersi conto di quali sono le controindicazioni di voler trarre delle conseguenze forti, operative, da questo tipo di giudizio o pregiudizio che sia. Non ci sono controindicazioni a dire avvocata e ministra, c'è qualche controindicazione a dire continuamente sia il maschile che il femminile, cioè anche i più attivisti diranno le avvocate e gli avvocati, è già la cosa un po' goffa, ma non è che quando sono con gli amici dicono ragazze e ragazzi, domani andiamo tutte e tutti al mare, no? Ecco, il fatto che ci si fermi, per quanto si possa essere ideologici, ci si fermi a un certo punto, significa a un certo punto bisogna fermarsi. Questo è già un assunto importante. Allora, di volta in volta, a seconda dei contesti, bisognerà capire qual è il livello esteticamente, potrei quasi dire, pertinente a cui fermarsi. Naturalmente le ripetizioni fanno slittare il problema sull'ordine di elencazione, cioè a un certo punto io con queste ripetizioni, se dico prima ragazze e poi ragazzi, sto favorendo le femmine, se dico prima ragazzi e poi ragazze, sto favorendo i maschi, quindi è un problema solo relativo. Ma la cosa più importante è che con le ripetizioni si sottolinea la binarietà, cioè finché io dico ragazzi, neutralizzo il genere attraverso le forme che sarebbero anche del maschile. Ma se dico ragazze e ragazzi, puntualizzo il genere invece di neutralizzarlo e lo esprimo come binario. Ecco che nasce quindi tutta la faccenda di asterisco e schwa, che non mi metto a riassumere, ma su cui provo a dire qualcosa da questo punto di vista delle ostacoli. Per asterisco è grosso come una casa il fatto che si può usare solo nello scritto perché non ammette una pronuncia, e quindi schwa è una proposta naturalmente più competente, perché schwa è un suono che tutti noi sappiamo perfettamente pronunciare, anche se non è dell'italiano. E allora qui volevo fare un discorso il modo del mutamento, con cui poi direi concludere. Il mutamento linguistico perché può avvenire? Allora, l'introduzione di nuove parole è a un certo livello di consapevolezza, ho bisogno di un concetto e mi servo di una nuova parola. Ma il cambiamento dei suoni delle parole impatta su moduli diversi della produzione, e cioè quando noi produciamo gli enunciati, scegliamo le parole, ma i suoni non li scegliamo più. I suoni li produciamo in automatico, scegliamo una certa parola e automaticamente per noi ha quei suoni.
Quindi quando avviene il mutamento, perché avviene? Perché è inconsapevole, cioè i parlanti sono convinti di continuare ancora a pronunciare lo stesso suono. Ora non ci possiamo entrare molto perché ho parlato molto, ma tutta la storia di tutti i mutamenti fonetici che conosciamo è così. I parlanti senza accorgersene cambiano pronuncia. I parlanti latino hanno smesso di pronunciare le consonanti finali essendo convinti di pronunciarle ancora. Solo quando la cosa è andata a un livello di abitudine enorme di non pronuncia se ne sono accorti. Anche gli andalusi sono convinti di pronunciare le S finali dei plurali spagnoli, ma non le pronunciano più. E il mutamento, il luogo del mutamento è quando, pur credendo di continuare a pronunciare nello stesso modo, ormai tutti pronunciano in un modo nuovo, le nuove generazioni ereditano ormai questo modo nuovo e non credono più di stare pronunciando nel modo vecchio. Ecco. I suoni possono mutare solo involontariamente. Perché? Perché se noi a ogni parola dovessimo domandarci ora che suono uso, non ce la faremmo a parlare. Quindi noi non ci domandiamo un bel nulla, il mutamento avviene non perché abbiamo deciso ora qui cambio il suono, ora qui cambio il suono, ma perché noi senza saperlo cambiamo il suono. Tra l'altro lo cambiamo non con ragioni semantiche, cioè per esempio se le O italiane, finali italiane diventassero degli schwa, lo diventerebbero in tutte le parole, non soltanto nei nomi che possono essere maschili e femminili, lo diventerebbero nelle forme verbali, perché è un cambiamento di abitudine dei suoni dovuto a ragioni sostanzialmente organiche. Allora, sapendo questo, chi propone di cambiare in schwa dovrebbe sapere, se è linguista, dovrebbe sapere che quello che sta proponendo, e infatti alcuni di quelli che lo propongono, che sono linguisti, lo sanno, che non sta proponendo un cambiamento, ma sta, per così dire, sbandierando un casus, no? Sta giocando su un tema per attirare l'attenzione su qualcosa. Ecco, se uno dicesse: io qui non voglio, non penso davvero che si possa fare questo cambiamento, ma ci tengo a parlare di questa cosa perché di questa cosa è molto importante parlare, direbbe la verità. Qual è il problema? È che se dicesse la verità, tutti se ne disinteresserebbero perché, posto come una, diciamo, esibizione di political correctness, la cosa non smuoverebbe nessuno. È solo se io fingo di proporla, se gioco sull'ambiguità e tutto sommato do l'impressione di fingere di proporla come una possibilità di cambiamento, allora il problema viene preso in considerazione. Io lo paragonerei abbastanza alle quote rosa, cioè le quote rosa, nessuno si augura che a regime continuino a esistere, no? Che una categoria viene trattata in modo protezionistico. Quindi, se si propongono le quote rosa, è pensando a qualcosa di transitorio che serve ad attirare l'attenzione sul problema, a sensibilizzare, a far vedere quanto è importante il problema al punto da storcere le cose pur di affrontarlo. Ecco, proposto così è la verità. Allora, direi nei circoli ristretti di persone che riflettono in modo competente, deve essere limpido che queste non sono proposte di cambiamento, ma sono pretesti per agitare un problema. Parlo dello schwa, parlo della sinistra. Però è anche vero che fuori da questi circoli a poco servirebbe se non si facesse, diciamo, sostanzialmente finta che la cosa sia anche realizzabile.